Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video del canale Musica e Cultura. Questo video è un video speciale, infatti non lo sto pubblicando di domenica ma di settimana, e voglio far vedere la mia collezione di minerali. Nel video ci saranno delle foto su cui saranno per aggiunti degli audio in cui io spiego le mie conoscenze su quel determinato minerale. L'ametista è una varietà di quarzo che ha la sua colorazione viola a causa di alcune impurità. Viene trovato soprattutto in presenza di rocce basaltiche e quando lo si rinviene lo si trova quasi sempre all'interno di un geode, quindi di una pietra di forma sferica che all'interno è vuota e contiene proprio questi cristalli. Per poterli prelevare bisogna rompere in due la pietra. L'ametista è una storia molto antica, infatti già i greci e i romani attribuivano alcune proprietà magiche, infatti secondo loro l'ametista era in grado di far guarire dagli effetti dell'ubriachezza. In seguito l'ametista fu una pietra molto utilizzata e ancora oggi l'ametista è una pietra semipreziosa e viene molto utilizzata soprattutto nella bigiotteria. Tra l'altro l'ametista è una delle pietre più conosciute e diffuse in assoluto, è anche una delle più belle varietà di quarzo e si rinviene in molte parti del mondo. Il quarzo rosa è appunto una varietà di quarzo che deve il suo colore rosa ad altri tipi di impurità. Il colore rosa del quarzo ne determina la pregiatezza, infatti se il colore rosa è lievissimo, l'esemplare si può definire molto pregiato. Più invece il rosa è eccessivo, quindi più le impurità sono maggiori, e più l'esemplare viene considerato meno pregiato. Anche il quarzo rosa come l'ametista è molto diffuso, è una storia molto antica, infatti veniva utilizzato dagli ebrei già prima ancora dell'invento dell'impero romano. I romani stessi poi attribuivano proprietà sulla cicatrizzazione. Il quarzo rosa si può rinvenire in molte parti del mondo, soprattutto in Europa, in molte parti anche d'Italia e in America del Nord. Quando si deve parlare dello zolfo inteso come minerale è importante fare un particolare discorso, infatti non deve essere confuso con l'elemento chimico, perché un conto è proprio l'elemento chimico, un conto è invece il minerale di zolfo, è formato esclusivamente da questo elemento e lo stesso minerale può variare in base alla composizione di zolfo. Il minerale di zolfo più comune è formato da 8 atomi di zolfo, come appunto quello della foto. Sullo zolfo c'è da dire che venne utilizzato sin dall'antichità per accendere fuochi, già dalla preistoria, e proprio all'inizio dell'Ottocento i primi fiammiferi vennero fabbricati utilizzando lo zolfo, anche i fiammiferi di oggi contengono zolfo. Lo zolfo è molto utilizzato anche nella produzione industriale, nella lavorazione della gomma, ma anche nella produzione di acido solforico, che spesso viene poi utilizzato per formare dei pesticidi. Lo zolfo si può trovare principalmente in Sicilia, infatti io ho molti esemplari che provengono dalla miniera Trebbiata Allarita, ma anche in Texas. L'ossidiana è un vetro vulcanico, quindi un prodotto della vitrificazione della lava, per questo si trova sempre in prossimità dei vulcani. Il tipo di ossidiana nella foto è un'ossidiana nera, che ha proprio i bordi totalmente traslucidi. Invece un'altra varietà di ossidiana è l'ossidiana fiocco di neve, che ha delle macchioline bianche e viene rinvenuta soprattutto in Alaska. L'ossidiana ha una grandissima storia, infatti venne utilizzata dalle antiche civiltà in ambito medico. Le prime tracce di ossidiana vengono trovate dagli antichi egizi, più di 4.000 anni fa lo utilizzavano per fabbricare i bisturi, proprio per il fatto che l'ossidiana è molto tagliente. Bisogna anche stare attenti a maneggiarla perché si può rischiare di tagliarsi per i suoi bordi sottilissimi. L'ossidiana, visto che si trova in prossimità dei vulcani, si può rinvenire in tutti i continenti. In Italia si può trovare quindi in prossimità dei vulcani nelle zone soprattutto del Vesuvio e del vulcano di Stromboli. L'occhio di tigre è una bellissima varietà di quarzo che proprio a causa delle sue impurità fa sì che sia simile proprio all'iride di una tigre, ma non è il solo del suo gruppo, infatti nonostante l'occhio di tigre sia il più famoso e il conosciuto, ci sono anche l'occhio di falco che ha i riflessi blu, l'occhio di bue rosso o l'occhio di gatto che li ha invece grigi. L'occhio di tigre è una pietra molto dura e viene spesso tagliata a cabochon, quindi in forma semisferica, che garantisce proprio di distribuire al meglio il suo tipo di effetto ottico. Il lapislazzuli è una delle pietre preziose più conosciute in assoluto.
Già gli antichi egizi lo utilizzavano per fabbricare le tombe dei faraoni più di 5.000 anni fa. Il suo colore blu intenso lo rende una pietra molto particolare e proprio alcuni esemplari sono preziosissimi. Anche poi i babilonesi ne fecero un largo uso, infatti è la zona del Medio Oriente quella dove ci sono i maggiori giacimenti. Già Marco Polo poi nel XIII secolo descriveva il tetto del palazzo di Gengis Khan interamente fatto in lapislazzuli e diceva che si vedevano come dei puntini dorati. Questo è vero perché spesso il lapislazzuli contiene delle minuscole particelle d'oro che se vengono poi esposte alla luce risaltano facendosi proprio notare nel blu intenso di questa pietra. E il nome deriva dall'arabo luzward che vuol dire azzurro. Spero vi sia piaciuto il video. Se vi è piaciuto, commentate, lasciate like e iscrivetevi al canale. Ciao!